Sabrina, mia cara, sono una professoressa del liceo artistico Gianni Minà di Civitavecchia. 10 anni fa ho avuto un classico colpo di fulmine, sì, quello vero, con un allievo alto, capelli allo scialpi, giubbotto di pelle, tutto frange, un pezzo di rockabilly, insomma, un aliardissimo, pizzella. Non sono cresciuto, l'ho bucciato per 15 anni consecutivi, ma adesso cosa mi succede? Cosa mi succede, mia cara Lady Pizzella? È un po' invecchiato e ho messo gli occhi su un ragazzo della prima liceo. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Me lo porto dietro per altri 15 anni? Continuerò a bocciarlo oppure smetto l'insegnamento e scappo con tutta la scolaresca? Ti prego. Sto male, sto veramente male. Rispondimi. Ma chi era Greta Garbo? Un mostro in confronto a me, oh, cara amica. La tua lettera, come dicono i francesi, se l'abbiate dimenticato, la tua lettera. La tua lettera mi dimostra che la mia rubrica è entrata anche nell'Olimpo della cultura. Sì, sì, chi di voi non è mai andato a scuola, eh? Io! Eppure attraverso questo network vi posso dimostrare che conosco Catullo, Omero, Senofonte. Domandatelo a loro, vi diranno che io non sono menzognera. No, non sto recitando. Sto abbaiando perché sono sola come un cane, malgrado abbia delle gambe sode, un corpicino che soltanto mia madre ha saputo fare così bello e così sodo. E in quanto a te, cara amica insegnante, sì, goditi tutti i tuoi studenti e ascolta questa canzone e ricordati che a Polidi si nasce, no, non si diventa. Oh, ma chi è Greta Garbo? Meraviglioso amore, meraviglioso incontro dei nostri due cuori. E sento nell'ansia che assale il respiro, che le tue labbra non sanno mentire. Meraviglioso meraviglioso incontro dei nostri due cuori. Sento nell'ansia che assale il respiro,